È partito Nino Fazio proprio adesso, hanno dato il via con il cronometro. Sì, è partito esattamente alle ore 10:17. Quindi adesso noi durante la sua traversata lasciamo ovviamente il cronometro sempre in funzione e prenderemo di tanto in tanto le bracciate. Praticamente usiamo contare il numero di bracciate che l'atleta fa ogni minuto per vedere se c'è un calo o un miglioramento durante la traversata. È difficile, come si fa da contare? Cioè, perché così insomma non sembra facile riuscire a contare le bracciate di un atleta. Vabbè, così apparentemente sembrerebbe una cosa molto difficile, ma alla fine è una cosa molto facile, poiché basta far partire un contasecondi, nel giro di un minuto contiamo le sue bracciate e allora ci regoliamo se si trova in fase di calo, se mantiene sempre la forma e viceversa. È un lavoro difficile il vostro, quello di seguire passo passo l'impresa di un atleta. Certo, non è una cosa molto semplice perché ovviamente durante una traversata possono nascere molte asperità. L'ultima volta ci è capitato, quando Viola ha battuto la doppia traversata, di trovarci con una nave che non ha voluto completamente girare. Quindi ci stava buttando sotto sopra con le grosse ondate che ha lasciato. Abbiamo avuto per un attimo la sensazione di dover tirare su il nuotatore e continuare col nuotatore sulla barca, ma fortunatamente poi la grossa esperienza che c'è in tutti noi ci ha fatto desistere da fare ciò e il ragazzo è riuscito a battere il primato che apparteneva a Riccardo Carmignani. Quindi bisogna fare i conti anche con queste situazioni che magari non si pensa però possono verificarsi. Si possono verificare anche quando manca un buon barcaiolo. Perché ecco, qui noi abbiamo Gianni Fiannanti. Ecco, questo non è un problema per Nino oggi. Ma poiché lui ha il suo VHF col quale riesce a mettersi subito in comunicazione con la locale capitaneria, la quale subito interviene sulla nave che è ostinata a mantenere una rotta che non deve mantenere. Ha fatto un chilometro. 14 minuti. Quante volte avete seguito Nino nelle sue imprese? L'abbiamo seguito parecchie volte. L'ultima che lui ha fatto è la 10 km di Panarea, dove c'era un lotto di concorrenti di un certo calibro. Addirittura abbiamo avuto un olimpionico che è uno dei carabinieri famosi, i quali hanno vinto. Hanno fatto primo e secondo, il terzo è stato un palermitano della Nadir che si è classificato a 3 minuti di distacco da questi big. Quindi anche il nostro palermitano, al contesto di tutte quelle persone, dobbiamo dire che è stato veramente in gamba, molto coriaceo. C'è da parte vostra anche un grande amore per il mare, per poter fare con grande passione questo mestiere? Indubbiamente sì, perché veniamo anzitutto per la passione di farlo, tant'è vero che spesse volte io e il collega qui presente Nino Parasporo spesso facciamo queste traversate senza incassare nemmeno un soldo, ma lo facciamo unicamente per l'amore dello sport e perché siamo molto appassionati. Io sono d'altronde figlio di un grande nuotatore che c'è stato fino al 2004 a Messina, il vecchietto terribile Pasquale Pizzi, il quale fino ai 92 anni ha gareggiato con le gare master e ha avuto tutti gli anni il titolo italiano, ha avuto pure la possibilità di essere campione europeo e nei contesti mondiali c'ha delle classifiche che non vanno oltre il sesto posto nelle tre attività a lui congeniale, quale stile libero, rana e dorso.